Bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a Vinicio Marchioni. Ciao. Grazie di aver accettato il nostro invito. Io oggi, Vinicio, non so da dove cominciare perché tu hai interpretato tantissimi film amatissimi dalle amiche e gli amici che ci seguono, quindi Da 20 sigarette, The Place, Tutta colpa di Freud, la serie di romanzo criminale, però hai dei progetti pazzeschi in arrivo perché sei nel nuovo film di Paolo Virzì, sei nei Predatori, che tra l'altro è un film che possiamo riscoprire proprio in questi giorni, quindi io veramente non so oggi da dove cominciare questa puntata e comincerei da una cosa, da una frase che hai detto tu, vediamo se è vero, e che riguarda il tuo mestiere, il mestiere dell'attore. Questo è un mestiere che faccio perché amo farlo dentro di me, non perché amo me dentro questo mestiere. Me la spieghi, Vinicio? Questa in realtà è una frase di Stanislavski che significa amare te all'interno del tuo mestiere, significa fare questo mestiere per emergere, per soddisfare te stesso, per utilizzare il tuo mestiere per far uscire te. Amare questo mestiere all'interno di te significa lavorare per questo mestiere, insomma, non per uscire te o per un egoismo o per un egocentrismo. Insomma, penso che sia una differenza sostanziale, insomma. Poi è anche un discorso di fedeltà rispetto a questo mestiere che arriva tradizionalmente dalla Grecia fino a noi e che mi dà la sensazione di portare avanti una tradizione di questo mestiere che resterà sempre più grande di qualsiasi tipo di film che possa fare io, insomma. Ci sei riuscito finora, ma dalla sicurezza con cui me lo racconti direi proprio di non sì. Non lo so, ci riesco sicuramente e ci provo sempre. Quando abbiamo vinto 5 aeroporti su 5, nessuno mi ha chiesto come avevo fatto. Chi credi abbia portato questo baraccone dove è oggi? Io gli ho guardato gli occhi, mi guardava a me fissa, era ancora viva. La prossima settimana farei un colloquio con uno dei miei e parlerai delle tue esperienze. Devi essere pronto. Hai garanzie, ci penso io. Adesso parliamo del tuo nuovo film perché è disponibile online, quindi sulle piattaforme, Governance, che è un po' una storia del nostro tempo, no? Perché in questo film tra l'altro c'è Massimo Popolizio, anche lui bravissimo, che è uno di quelle persone che ci sono nelle aziende, diciamo, no? Uno di quei manager decisamente pronto a tutto, anche ad atti decisamente estremi, tu invece sei un buono, no? Sei un amico molto buono e ti trovi coinvolto in qualcosa di più grande. Penso sia una storia del nostro tempo, nel senso che comunque è una storia di potere, di arrivismo e di tutto quello che si è disposti a fare per ottenere una crescita, insomma, economica, personale, familiare. E quanto ci costa? Niente. Ma come niente? Solo una piccola percentuale sui lavaggi. Ehi, non è che ti stai mettendo nei guai? Ma te che? Oh, guardami. Oh, te sto a guardare. Era un film in fase di sceneggiatura che mi ha colpito molto perché dava appunto la possibilità di analizzare con tante sfumature quanto siamo disposti a fare pur di ottenere qualche cosa per noi. Penso sono 3 mesi che aspetto. Questo ci riporta anche un po' a quello che stiamo vivendo, no? Perché appunto dicevamo a proposito di storia del nostro tempo, perché insomma con quello che abbiamo passato col Covid e tutto il resto verrebbe da chiederci, insomma, anche qui sembra una domanda un po' fatta, però sicuramente tante delle amiche e degli amici che ci seguono se la fanno, se stiamo diventando migliori o peggiori, come la vedi tu? Io mi auguro di sì, nel senso che mi auguro che ognuno di noi abbia fatto un proprio percorso durante questo anno per la crescita personale. Io mi sono spesso domandato durante quest'anno quali fossero veramente le cose necessarie, per esempio, no? Tu hai fatto tante cose, ora proviamo a raccontarle. Una che ho letto è che hai fatto anche il falegname. Sì, me la spieghi questa? Ho fatto il falegname perché il mio suocero è stato un falegname, quindi sotto casa abbiamo tutte le seghe, gli attrezzi, le macchine che usava lui.
e durante il primo lockdown soprattutto mi sono proprio chiuso lì dentro perché ogni tanto sento la necessità di fare veramente qualcosa di pratico, proprio qualcosa che si veda che uno ha fatto il proprio lavoro. Ha funzionato questa cosa? Sì, 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 sì. Comunque di cose pratiche ne hai fatte perché ti sei anche impegnato con tanti tuoi colleghi, un po' l'abbiamo raccontato in questo programma, con Unita, no? Certo. Che è un sindacato che raggruppa tantissimi attori, ma non solo operatori dello spettacolo, perché insomma, quella, come tutto il paese, no? Avete vissuto e stiamo tutti vivendo una crisi molto molto difficile, ce l'ha raccontato anche Fabrizio Gifoni in una puntata di questo programma. Vedendola adesso, al punto dove siamo, insomma, è stato utile questo vostro impegno? Penso proprio di sì, stiamo lavorando su alcuni tavoli ministeriali per il riconoscimento del nostro essere comunque dei lavoratori, perché non c'è una pensione, non ci sono degli ammortizzatori sociali, non c'è un contratto nazionale per quanto riguarda l'audiovisivo, e soprattutto mi piace ricordare sempre che, come dire, l'impegno che ci mettono attrici e attori che hanno più tipo di visibilità, lo fanno non certo per i loro diritti, ma per tutti gli attori e le attrici che hanno meno visibilità, insomma. E per una parola che insomma forse ci siamo un po' dimenticati, ma è sempre importante, che si chiama cultura e che poi è un po' pane quotidiano per tutti, no? E soprattutto sì. Per il pubblico, no? Che fa il lavoro. Sì, perché è bello pensare sempre che noi in qualche maniera il nostro mestiere è quello di raccontare delle storie e cercare di aprire le finestre delle anime delle persone. E quando si dà un'occhiata al cielo verde pallido, si capisce perché l'aria tiepida è così immobile. Perché la natura è vigile e ha paura di muoversi. Mentre ti scrivo mi chiedo a cosa siano serviti 4 anni di studio, gli attori che ho coinvolto, lo spettacolo. A riflettori spenti la verità è che mi manchi. Mi manchi come un amico lontano che da un giorno all'altro non ti scrive più. E a proposito di storie che si raccontano, tu hai debuttato nella regia appunto con Il terremoto di Ziovania, che diciamo doveva uscire, poi in realtà nel frattempo è arrivato sulle piattaforme, quindi comunque è fruibile anche online, che sembrerebbe unire due cose diversissime, cioè Chekhov e le zone terremotate. Che cosa c'entrano? C'entra perché nell'originale di Chekhov, Ziovania, lui metteva i suoi protagonisti all'interno di una pandemia, che però era un'epidemia di tifo. Ho cercato di mettere insieme la crisi che iniziavamo a sentire molto dopo i vari terremoti successi, da quello dell'Aquila fino a quello del 2016, di Amatrice per intenderci, per raccontare le miserie dell'umanità di un'Italia post-terremoto, e quindi inserire quegli stessi protagonisti lì, però all'interno di una crisi che emotivamente, come pubblico italiano, conoscevamo sicuramente molto meglio rispetto ad un'epidemia di tifo nella Russia dell'Ottocento. Sì, tra l'altro si è sempre l'idea di Chekhov come un autore elitario, invece mi sembra, ecco, che ha molto da dire anche al pubblico di oggi, è anche un po' divertente. No? Chekhov è il maestro dell'ironia, bisognerebbe frequentarlo molto di più anche per imparare ad essere un po' più ironici e autoironici. Quelli che vivranno dopo di noi, tra 200 o 300 anni, e ai quali stiamo preparando la strada, si ricorderanno di noi con una buona parola? Allora, ci fermiamo un momento per qualche minuto di pubblicità, poi torniamo qui, c'è Vinicio Marchioni e ancora ne abbiamo da raccontare, perché parleremo di tanti progetti importanti, futuri, parleremo appunto di Alfredino Rampi, parleremo del film River Zitti, ti tortureremo un po' per farci dire un po' di cose, parleremo di Dustin Hoffman e parleremo anche, perché non ti sei salvato, di Romanzo criminale, te lo chiedono ancora, non mi rispondere, okay. Mi rispondi tra poco, restate là. Tu lo sai chi sono io, eh? Può essere. E allora? E allora? Ti chiedo solo di non dire niente a Roberta. Invece, secondo me, lo dovrebbe sapere chi sei. E come te guadagni da vive. Eppure che non mi piace ammazzare la gente. Se non ci sono costretto.
Bentornati a Effetto Notte e bentrovata a Effetto Notte a Vinicio Marchioni. Allora, ci eravamo lasciati con una domanda, appunto, ma romanzo criminale, il freddo, te lo chiedono ancora? Ma sì, me lo chiedono ancora e me continueranno a chiedermelo, secondo me, per tutta la vita, ma è anche meravigliosa la sensazione, perché dopo più di 10 anni dalla messa in onda, la prima messa in onda di quella serie, mi fa strano quando incontro delle persone che mi dicono: io sono cresciuto con te. Poi è il ruolo a cui sono legato, perché mi ha aperto le porte per tutto quello che ho fatto dopo. Torniamo un po' a questi mesi, anche un po' del lockdown, perché c'è un altro film fermo, che è Supereroi di Paolo Genovese, che tra l'altro salutiamo, e racconta di questa moglie e marito che, insomma, si impegnano per tenere in piedi il loro rapporto. Anche questa è una storia con cui probabilmente è facile identificarsi. E anche tu e tua moglie, anche lei è un'attrice, siete insomma, condividete tanto, no? Sì, ci piace lavorare insieme su alcune cose. Adesso stiamo per portare in scena uno spettacolo scritto da Milena sulla violenza sulle donne. Ci piace lavorare insieme ed è una cosa che ci unisce moltissimo, perché oltre ad essere, aver fatto 2 figli insieme, essere una famiglia, però c'è una stima profonda ed un rispetto profondo per i nostri modi reciproci di portare avanti i nostri mestieri, ed è bellissimo ed è una fortuna poter ideare delle cose all'interno delle quattro mura domestiche e poi realizzarle. Stop! Scena chiusa. Poi con tua moglie avete fatto anche questa esperienza durante il lockdown di girare il primo film, no? L'abbiamo raccontato in questo programma, Il giorno e la notte di Daniele Vicari, lo aspettiamo come film, che praticamente è il primo film che è stato fatto da remoto, quindi voi eravate a casa insieme. Assolutamente. E l'avete fatto insieme. Qui come... Guarda, è stata un'esperienza incredibile, un po' perché eravamo veramente nel periodo più difficile di questa epidemia, insomma, quindi eravamo tutti realmente chiusi dentro casa. E con la regia, quindi la fotografia, la scenografia, il suono, tutti in collegamento via su Zoom, e noi facevamo tutto, abbiamo fatto tutto, dai costumi, le scene, la fonica, mettevamo play sulle macchine, battevamo il ciak, ci truccavamo, e quindi è stata un'esperienza meravigliosa, sfiancante, però penso abbia raccontato benissimo quel periodo lì. Però adesso anche col cinema c'è veramente la qualunque, quindi adesso ti torturo un po' perché mi devi dire qualcosa di questi progetti nuovi. Allora, hai appena terminato un film che si chiama Alfredo, no? Che racconta proprio la vicenda del piccolo Alfredino Rampi, ve lo ricordate? C'è Anna Foglietta, con te tu sei il vigile del fuoco Nando Briglio, quello che gli è stato vicino, no? Praticamente sempre. Questa, Vinicio, è una vicenda che ancora ci portiamo tutti nel cuore, anche se è passato tanto tempo. Io ero molto piccolo, me lo ricordo quando è successo, però me lo ricordo che a casa si ascoltava, si stava attaccati alla televisione, no? Sì, infatti durante lo studio per questa serie mi sono reso conto che questa vicenda è un po' come se fosse stata il nostro, una specie di 11 settembre per noi, nel senso che tutti quanti si ricordano esattamente che cosa stavano facendo mentre succedeva quella cosa. Ed è una storia che in qualche maniera ha riunito l'Italia, forse per la prima volta, perché c'è stato il primo collegamento, la diretta, eccetera. Ed è una storia anche raccontata attraverso la sensibilità del regista, che è Marco Pontecorvo, che mi auguro possa riunire nuovamente questo paese. Invece su Virzì che cosa mi puoi dire? Perché qui si cita un titolo che la dice. Cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, si cita è il racconto di un'umanità variegata, siamo tantissimi attori che si muovono in questo mondo distopico tra qualche anno, in una Roma in cui non c'è più acqua, e racconta alla maniera di Virzì, quindi insomma con una commedia agrodolce, amara, questa siccità che non è solo la mancanza di acqua, ma è anche una mancanza di sentimento. Sam, riesci a sentirmi? Sam, sei al sicuro? Dove credi di trovarti? Nel labirinto. In tanti anni ho imparato a non trascurare nessuna pista. Conigli.
Forse è giunto il momento di farle conoscere Bunny. Vogliamo i tuoi ricordi, ne abbiamo bisogno ora. Poi hai fatto anche degli incontri pazzeschi nel tuo lavoro con tanti attori, ma insomma hai lavorato anche con Dustin Hoffman, no? Nell'Uomo nel Labirinto. E... sì. Com'è lui? Guarda, la mattina che sapevo di incontrarlo sul set sono andato a rivedermi la filmografia e mi sono messo paura, perché è incredibile, i film che ha fatto quell'uomo sono incredibili. E devo dire che ancora più impressione mi ha fatto vederlo insieme con un gigante altrettanto, che è ovviamente Tony Servillo, perché lavorare con questi attori, con quell'esperienza lì, ti fa capire prima di tutto la professionalità che hanno, come si mettono a completa disposizione del regista e del film che stanno girando e come lavorano affinché tutti gli altri siano nelle migliori condizioni per poter lavorare con loro. Allora, senti, io direi a questo punto, ma come ci salutiamo? Perché io andrei avanti a lungo, però mi verrebbe in mente che forse ci potremmo salutare con Vasco Rossi, che un po' c'entra con te, no? Ora lo spieghiamo anche alle amiche e agli amici che ci seguono. Con Tutto è possibile, no? E verrebbe da dire Tutto è possibile, persino credere che possa esistere un mondo migliore, certo. Ci vogliamo, sì, credere, quindi. Ci dobbiamo credere, e non solo ci dobbiamo credere, ma dobbiamo fare in modo che ognuno di noi faccia qualcosa affinché succeda questo mondo migliore. Grazie Vinicio, io andrei avanti a lungo. Allora promettimi di tornare, guarda, per i prossimi film ci ritroviamo, io ti faccio in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. E Fattanotte torna la prossima settimana, voi restate là, adesso ci sono i film da vedere. Non mi sentivo così bene da anni e secondo me può andare ancora meglio. Forse dovremmo aumentare un po'. Alziamo il livello. Un altro giro si è appena portato a casa la statuetta come miglior film straniero all'ultima edizione dell'Oscar, e di motivi ce ne sono tanti. Salute! Peccato che tu non possa bere. Ma ha senso poi? Secondo la teoria di un filosofo norvegese, gli esseri umani nascono con un contenuto di alcol nel sangue troppo basso. Quindi se aumentassi il mio tasso alcolemico potrei accrescere la mia autostima. Al centro della storia c'è un gruppo di insegnanti della scuola superiore, tra cui l'introverso Mads Mikkelsen. Quattro bravi uomini, ma un po' in ritardo nelle loro vite. Trincerati in schemi e abitudini, intrappolati in qualche modo in una via di mezzo. Alcuni di loro, in particolare il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen, iniziano a sperimentare con una certa quantità di vino assunta durante la giornata, può dare una marcia in più alle proprie vite. Come faceva Hemingway? Non si beve dopo le 8 di sera e nei weekend. Ben presto la situazione però scappa a loro di mano e dopo l'ebbrezza iniziale che permette di superare incertezze e timidezze, i personaggi capiranno che quello che conta davvero è essere centrati su se stessi, fare leva sulle persone, sulle cose importanti, e che la risposta fornita da un altro giro, come dice il titolo del film, è inutile se non addirittura distruttiva e controproducente. Come ci racconta il protagonista Mads Mikkelsen, star del cinema danese ma presente da tempo anche in quello americano. We're not here to make a moral story about alcohol. Non è un racconto morale sull'alcol, non vogliamo stare, per così dire, con il dito alzato, ma vogliamo parlare del senso vero da dare alla vita. Non dobbiamo dimenticare di vivere una vita piena, tutti hanno dei problemi e certo due bicchieri di vino possono sollevare la conversazione, magari dare coraggio, ma non si deve perdere il senso del controllo. Spiega ai ragazzi cosa è successo. Ieri ho bevuto un po'. Va bene sperimentare, ma mi sembra che siate andati un po' troppo oltre. Che cosa serve davvero per essere felici, secondo quello che racconta questo film? Insomma, lei come la vede? Penso che in questo caso, ma è anche la mia filosofia, invece di rimuginare su quello che è stato, sul passato, dobbiamo pensare a quello che stiamo vivendo. Insomma, cercare di vivere il qui ed ora e per il resto pensare alle cose importanti, alla famiglia, al lavoro, alle cose che contano. Abbracciare la vita, forse questa è la ricetta. Anche per questo un altro giro è pensato in qualche modo come un tributo alla vita. E a proposito di tributo alla vita, date un'occhiata a queste immagini. E
Ripartono cinema e teatri e oggi vi vogliamo portare al Maxi di Roma e ci salutiamo con queste bellissime immagini. Le ha scattate il fotografo delle star, Riccardo Ghilardi, cogliendo, attraverso un fondamentale rapporto di fiducia che da tempo lo unisce a tanti protagonisti del nostro cinema, momenti di relax, di vita, di gioia, ma anche di paura, legati a questi mesi di emergenza Covid. Provate a riconoscerli uno per uno in queste immagini, protagonisti del nostro cinema, scoprirete che le loro vite, almeno di fronte al Covid, non sono poi così distanti dalle nostre.